Ciao ragazze, allora tutorial di un bracciale che ho creato veramente adesso, diciamo insieme a voi, ed è questo. Sono con delle perle 8-0 con le gocce della Miyuki e rocaie. È molto semplice per realizzarlo. Allora vi dico i materiali che occorrono. Allora, io ho usato il filo Wildfy o il Farline, quello che volete voi, oppure il filo che vi trovate meglio. Poi delle perle, delle perline, delle perle 8-0. Ho usato delle 11-0, delle rocaie 11-0, queste sono, se non sbaglio, della Preziosa. Queste comunque voi le 11.0, quello che volete voi. Poi ho usato le rocaie 8.0 e le gocce della Miyuki. Questo c'è anche il codice che è 421 e le gocce della Miyuki e anche delle 15.0 di un altro colore. Allora, questo è quello che ho usato. Non ho i codici né di questo e né delle 8.0 e neanche delle 11.0 perché. No, queste ci sono, vabbè, sono della Preziosa, voi fate come volete voi. Allora, questo è due aghi, quello che occorre per creare questo bracciale. Passiamo subito al tutorial. Allora, mettiamo su un ago il salvafilo, in questo modo. E tiriamo il filo, lo portiamo alla parte centrale. Mettiamo sul filo, sul lago, 5 rocaie da 15-0 per ogni ago. E mettiamo giù al filo. In questo modo. Ora mettiamo sul lago una perla. La portiamo giù così e con il filo opposto rientriamo nella perla e tiriamo il filo in questo modo. Ora dobbiamo fare la tecnica RAV, per cui mettiamo su un ago una perla. Ora dobbiamo fare la tecnica RAV, per cui mettiamo su un ago una perla e anche sull'altro lato. Ora dobbiamo fare la tecnica RAV, per cui mettiamo sia su un ago una perla e anche sull'altro. Ora con l'ago prendiamo una rocaia 8-0 con una perla, in questo modo. E lo facciamo anche con l'altro ago. Sia sugli entrambi gli aghi mettiamo una rocaia 8-0 e portiamo giù al filo. Con l'ago opposto rientriamo nella perla. Ora rientriamo e tiriamo il filo. Su entrambi gli aghi mettiamo sia una rocaia 8-0, una perla e una rocaia 8-0. Mettiamo giù al filo in questo modo. Ora con un ago prendiamo una perla e con l'ago opposto rientriamo nella perla. E questo è il risultato. Oppla. Questo e continueremo fino alla misura che
che ci interessa per il bracciale. Terminato di aver messo le perle, mettiamo su un ago 5 per 5 rocai da 15, da 15-0, e poi il salvafilo. Mettiamo giù all'ago e rientriamo nel salvafilo in questo modo e tiriamo giù. Usciamo da con il filo dalla rocaia 8-0. Mettiamo sull'ago una rocaia 8-0, 3 rocaie da 11-0, una goccia della Miyuki, 3 rocaie 11-0 e una da 8-0. Rientriamo con l'ago nella 8-0 dopo la perla e tiriamo il filo in questo modo. Rientriamo nella perla, quella centrale, e tiriamo il filo. Facciamo lo stesso passaggio anche dalla parte opposta con le stesse perline. E rientriamo nella perlina centrale con il filo. Ecco qua. Ricordatevi sempre di uscire dalla 8-0 e di rientrare nell'8-0 e poi nella perla. E questo passaggio lo ripetiamo per tutto il bracciale. Questo è il bracciale terminato, no, terminato, insomma abbiamo terminato il giro. Allora adesso usciamo da una perla, quelle centrali, dalla parte dove ci sono le quattro rocaie 8-0, mettiamo sull'ago una Miyuki e rientriamo nella perla in questo modo. Mi sono persa la goccia. Eccola. In questo modo. Ora mettiamo di nuovo una Miyuki e rientriamo nella perla. E tiriamo bene il filo. Ora rientriamo nella 8-0 per poter passare nella perla in questo modo rientriamo nella perla, mettiamo di nuovo una Miyuki, una goccia della Miyuki. Io non ho più gocce della Miyuki qui, vabbè, eccola. La posso prendere e rientriamo con l'ago nella perla. Ecco fare. Con la telecamera è un macello. Ecco qui. E tiriamo il filo. E per questo lo facciamo per tutto il bracciale con lo stesso filo, per cui l'altro filo l'abbiamo lasciato da questa parte. Allora, il bracciale è terminato, fissate bene i fili entrambi i lati e questo è tutto. E ciao ragazze.